Grazie Caterina per questa introduzione. Signore e signori, quello che voi sentirete nella prossima ora sono osservazioni relative alla congiuntura, alta congiuntura attuale del cinismo su uno sfondo della storia delle idee. Io considero, chiamo queste speculazioni illusioni. Ho suddiviso in quattro parti le mie osservazioni, le mie riflessioni. La prima riguarda la serie di forme classiche della consapevolezza ingannata o falsa. Quindi la bugia, l'errore, l'ideologia, il cinismo, la menzogna. Nella seconda parte partirò dalla frase «il mondo vuole essere ingannato». E parlerò della modernizzazione dei sistemi dell'inganno nell'età moderna. E la terza parte, nella terza parte parlerò dell'era delle guerre mondiali e dei sistemi menzogneri del XX secolo. E nella quarta parte non potrebbe essere altrimenti, parlerò di chi governa, di chi è ai vertici e delle menzogne del XXI secolo. È una delle caratteristiche che colpisce di più delle civiltà avanzate che danno dinamica, accelerano dal primo secolo avanti Cristo l'andamento della civiltà, il fatto che l'uomo venga rilevato in modo sempre più implicito come un essere nella cui natura rientri il fatto di cadere vittima di errori. Questo non significa e non significava che l'uomo nel suo interagire quotidiano con le cose, con i vicini, non possa essere protetto dal rischio di sbagliarsi in una o nell'altra cosa. Le Weltanschauung delle civiltà avanzate drammatizzano l'essere del Dasein permeato dalla tensione tra il vero e il falso, al punto tale da risultare complessivamente in pericolo di trovarsi sul lato sbagliato. Dall'inizio sembra immerso in una totalità dell'errore, dalla quale può staccarsi solamente grazie a sforzi spirituali eccezionali, o, se questo non è sufficiente, attraverso l'incontro con la verità irraggiungibile per il potere umano. Questo viene spesso molto chiaramente nei vecchi concetti, nei concetti indiani di Maya e Samsara. Ossia, in questo caso, l'essere nel mondo significa una immersione in un tessuto di fenomeni ingannevoli dai quali nessuna strada conduce fuori. E nemmeno la morte ci consente una liberazione nel momento in cui la ruota delle nascite, delle rinascite, nelle quali sono incatenate tutte le diverse vite, continua a girare senza sosta. I culti ascetici dell'India rappresentano il più antico movimento di liberazione della storia delle idee, non nel senso di un'emancipazione politica, ma nel senso di un distacco degli obblighi dell'accecamento esistenziale. L'obiettivo della liberazione viene descritto con il termine Moksha,
un'espressione che dal secolo, dal primo secolo, prima della nascita di Cristo fino ad oggi, definisce il culto induista, nel culto induista l'obiettivo di tutti gli sforzi spirituali. Radicalizzazioni simili li troviamo anche nelle culture avanzate occidentali. Secondo l'idea che regnava nella vecchia Persia, soprattutto nell'insegnamento zoroastico, l'esistenza umana si trova dall'inizio coinvolta in una lotta di principi antagonistici, di divinità in lotta, dove l'opposizione rappresenta il movens della storia effettiva. E in questo caso gli uomini devono prendere posizione, quindi assumersi il rischio di mettersi dalla parte del principio cattivo, ossia Ahriman, lo spirito della paura. D'altro canto, la lotta dalla parte del bene fornisce la matrice per quello che poi verrà definito con nomi quali vera religio, missione o jihad. Tuttavia, il jihadismo di ispirazione salafita, dal punto di vista storico, è solamente una variante, per non dire una caricatura, dell'antico militantismo spirituale iraniano. Da lui emerge la visione, il giudizio secondo il quale nel mondo reale grandi le maggioranze si accoderebbero agli eserciti del male, mentre i seguaci della verità, dell'Aura Mazda, non raramente si troverebbero dalla parte di una minoranza sofferente. E questo consente di giustificare, di spiegare il terrorismo nel nome, di spiegare il terrorismo nel nome del bene, con cui da tanto tempo i pochi appunto cercano di spiegare la dominazione sui molti. Un ampliamento di questa zona di accecamento simile lo troviamo nell'antica Grecia, quando inizialmente la filosofia è nata prima in Ionia e poi ad Atene, determinò una frattura tra i contenuti della consapevolezza dei molti e le argomentazioni dell'elite pretenziose dal punto di vista logico. E le prime tracce di questa frattura si trovano nei toni più accesi di Eraclito rispetto alla massa, alla quantità ignorante. La paragona a maiali che si rotolano nello sporco per depurarsi, per pulirsi. La sua impronta classica si ritrova nel mito della caverna di Platone, della Politeia, che per molti non è altro che non indica altro che la posizione degli schiavi, che per la loro vita vivono incatenati ad una parete, guardando le immagini ingannevoli, mentre il saggio esce alla luce dalla caverna per vedere la luce delle idee, a proprio rischio, e per tornare dal popolo con una responsabilità di insegnamento. Inoltre nel XX secolo Theodor Adorno parla di una connessione di accecamento e dimostrerà in questo modo che la logica del mito della caverna rimane valida
in tutte le epoche. Nonostante i metodi e le promesse dell'uscita dalla taverna, nell'epoca della pluralità democratica sono completamente cambiate. Anche il primo cristianesimo era permeato dalla convinzione secondo cui gli uomini, per la maggioranza, vivessero nell'ignoranza e in una ottusità altera, se non avessero ricevuto dal Vangelo la possibilità di squarciare il velo della cecità. Quindi questa prigionia nell'errore non viene più intesa come stato naturale, ma piuttosto come conseguenza di un'azione ribelle che quasi tutti compiono, esistendo nell'ordine della aridità. Si tratta dell'azione del sovraordinamento dell'io sopra gli altri e l'allontanamento volontario dall'archetipo dell'altro, di Dio. E per questo, quindi, questo accecamento originario dal punto di vista cristiano non è solamente un errore inevitabile e quindi privo di colpa, deriva dall'insistenza verso lo sbagliato, verso l'erroneo, che nella nostra trasmissione religiosa occidentale si chiama peccato. Questa scena archetipica si ha nella ribellione dell'arcangelo e del suo seguito narcisista rispetto al supremo, una ribellione che finisce in una caduta permanente verso un'autoaffermazione inutile, e in questo caso nemmeno il capovolgimento moderno dei presagi non cambierà nulla, grazie al quale l'uomo si celebra nell'esistenza della rivolta come animale in grado di dire no. E sotto il livello di queste interpretazioni così ambiziose, mitologiche, quasi metafisiche dell'uomo come essere che sbaglia, che errante quasi a priori, si sviluppa al contempo in quasi tutte le culture un rapporto pragmatico rispetto ai fatti della consapevolezza erronea, errata. A livello quotidiano si sa ovunque con che frequenza appunto l'apparenza risulta essere ingannevole e che certe opinioni, che le opinioni corrette spesso si possono raggiungere dopo un secondo sguardo. Allo stesso modo sappiamo dalla nostra esperienza che non tutto quello che viene detto è corretto. E se anche fosse vero che il mondo è tutto quello che esiste, non tutto quello che viene espresso a parole potrebbe essere coperto da quello che esiste. La lingua come tale funziona come un Eldorado dell'inesatto. E questo non solo alla luce della critica linguistica moderna. Negli sviluppi di Mautner, Wittgenstein e della scuola della filosofia analitica. Già la comprensione linguistica originaria oscilla tra il sospetto e l'ingenuità. Nietzsche va oltre e afferma che la diffidenza e lo scherno sarebbero segni di grande salute e di mobilità spirituale.
E questo è vero nella misura in cui la lingua non serve solamente alla trasmissione di vecchie favole, di nuove fizioni. Non va solamente a vantaggio dell'articolazione di errori in buona fede. E al contempo anche il mezzo ideale per la distorsione volontaria dei fatti. È migliore di qualunque altra cosa per celare delle intenzioni, per sedurre chi ascolta, simulando un consenso. Quindi la menzogna non porta con sé solamente una falsa rappresentazione delle condizioni reali. Una cosa simile si potrebbe dire anche parlando della storia naturale della finzione. Non si mente per errore. La menzogna contiene la ribellione rispetto al dovere di dover dire la verità. Un dovere che nelle culture avanzate viene sottolineato in modo esplicitamente patetico. E quindi, dopo il primo errore involontario primario, la menzogna compare come seconda figura nella fenomenologia quotidiana della consapevolezza che cade e conduce in errore. In questa troviamo l'inganno dal lato di chi inganna, animato da intenzioni consapevoli, mentre dalla parte di chi viene ingannato viene subita in modo involontario. E non appena l'essere ingannati è caratterizzato da un carattere di volontarietà, si origina la terza figura della consapevolezza che sbaglia, che erra, che viene definita a seconda del contesto, della critica, dell'errore come superstizione o ideologia, autosuggestione, oppure quasi come abrogazione intenzionale della non fede. E poi c'è una formulazione nota di Coleridge che parla appunto dell'estetica. Willing suspension of disbelief. Ma si parla nelle teologie monoteistiche, si parla di superstizione. Da quando la fede nell'unico vero Dio può essere distinta dal culto politeistico, la fede in dei quindi che vengono considerati solamente dei fantasmi inventati. Quando gli dei sono morti, e questo è perché i teologi li hanno ammazzati. La critica teologica alle opere della superstizione si trasforma poi in critica ideologica di ideologia politica. Dopo che la cultura della razionalità si è sviluppata in modo sufficiente per poter tenere a distanza tutte le strutture, i contenuti della consapevolezza mistificante, sottomessa e straniante. Partendo con lo scherno di Spinoza nei confronti delle religioni storiche, per culminare poi nella critica di ispirazione marxista della concezione del mondo proletaria e piccolo borghese, e per poi sfociare nella critica dell'industria della consapevolezza di società di massa
guidate dal denaro e nella destrutturazione delle differenze tra sessi, apparentemente impensabili e esistenzializzate anche a torto. E per la struttura dell'errore del livello di errore è determinante il patto mezzo consapevole e mezzo inconsapevole tra chi mente e chi subisce la menzogna. Si ha a che fare con le ideologie nel senso precisato, come terza figura nella serie delle forme della consapevolezza che erra e che conduce in errore, nel momento in cui una o più produzioni esplicite di idealizzazioni suggestive convergono nella richiesta di illusioni edificanti. Questa convergenza, che viene spesso codificata in segni premonitori, anche religiosi e poi politici etici, ha dimostrato essere avere successo a livello storico, nonostante la sua labilità. Allo stesso tempo, esternamente e internamente, rimane minacciata da forze corrosive e ha successo ovunque ci sia incontri una volontà di fede. E per usare le parole di William James, Will, quando questo will to believe, questa volontà di credere, incontra la propaganda e utilizza dei sistemi di persuasione del tipo della stampa di partito o di sette. Gli autori marxisti definiscono l'ideologia solitamente come una consapevolezza necessariamente errata, ma loro hanno mancato tuttavia solitamente di parlare, di dare informazioni sulla natura della necessità della falsità, perché senza l'anelare al non vero, se questo risulta necessario o funzionale alla vita, le illusioni, le offerte di illusioni correnti non avrebbero alcun acquirente, alcuno smercio. Friedrich Nietzsche ha detto: noi abbiamo l'arte per non perire a causa della verità. Ernst Bloch ha detto: l'uomo non vive di solo pane, in particolare quando non ne ha. Nel suo decadimento, che non dissimula dal tardo XVIII secolo i suoi sintomi, si libera la ideologia fallimentare del cinismo. Rappresenta la quarta figura nella serie di forme. La critica della ragion cinica nel suo oggetto rappresenta un'impresa al contempo ironica e seria. Il cinismo rappresenta in prima cosa un fenomeno di disinibizione. L'affermazione franca, schietta della verità e la virtù, si parla della virtù, della paresia di cui parlò poi Foucault, e questa incrementa il livello di smascheramento. Se l'ipocrisia era un inchino al vizio da parte della virtù, allora il cinismo porta avanti il rifiuto della menzogna alla convenzione di avere una copertura idealistica del nuovo, di quello che noi definiremmo adesso politicamente corretto.
E questo ha come presupposto l'allentamento dell'obbligo di mascherarsi su entrambi i lati del patto illusorio motivato a livello ideologico. E se chi è in alto lascia cadere la maschera, non nasconde più l'indifferenza rispetto alla preoccupazione rispetto per il bene comune. Madame de Pompadour ha detto questo après nous le déluge. L'ha detto nel novembre del 1759. Dopo aver saputo della sconfitta dell'esercito francese a Rosbach contro i prussiani, lo disse per non dover interrompere una festa molto elegante. E probabilmente a Fontainebleau, e in questo modo illustra la tendenza alla disinibizione dei nobili, e questo lo fa in modo estremamente esemplare. Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI, fece un passo ulteriore quando, dopo proteste di persone alla fame a Parigi, avrebbe detto: se non hanno più pane, perché non mangiano brioche? Nel loro cinismo, chi governa lascia intravedere di essere diventato troppo pigro per poter assumere appunto la fatica dell'ipocrisia. Per loro cose quali l'onore e il decoro sono solamente figure in un gioco di perle di vetro. Dall'altro lato si scatena anche il cinismo della plebaglia, per così dire, tra virgolette, e questo succede dopo lo scioglimento del patto delle illusioni sociali. Secondo le intenzioni di Hegel, chi si sente troppo povero, troppo libero, troppo malato e si sente vicino all'abisso, ecco, questo non riuscirà a cedere alla commedia della decenza. Il cinismo che arriva dall'alto ha in comune con quello che arriva dal basso una dispensa dalle pretese della morale generica, una dispensa che ognuno si concede. Nella seconda parte parlo della modernizzazione del sistema dell'inganno. La vecchia storia delle idee ci fa capire che il cinismo, come atto verbale ma anche come modo di pensare, non deve attendere necessariamente il dissolvimento dell'ideologia. Prime varianti del cinismo sono emerse già nell'era delle guerre civili romane. Plutarco e Agostino e Sant'Agostino citano il giurista e presidente del collegio sacerdotale Scevola, che ha il titolo di Pontifex Maximus. Scevola, che opera al passaggio verso il primo secolo prima di Cristo e al quale viene accreditata questa frase: Simandus vult decipit decipiatur. Quindi se il mondo vuole essere ingannato, allora che lo sia. Questa frase rappresenta il primo documento del cinismo sacerdotale e patrizio su territorio romano.
in questo caso l'elevamento di una religione viene staccato dalle leggende, dai riti del popolo. Nella prospettiva della storia delle idee, il voto di Scaevola è di grandissimo valore. Mostra come il cinismo possa anche derivare dalla ridicolizzazione aristocratica e urbana del pregiudizio del popolo, della superstizione del popolo, senza dover aspettare il crollo delle ideologie dell'epoca moderna. Dopo Plutarco, anche Varro, il grande intellettuale dotto del III secolo avanti Cristo, avrebbe detto che ci sono delle verità delle quali il popolo è meglio non sappia nulla. Ma ci sono anche degli sbagli, degli errori molto diffusi, dei quali ugualmente, della cui falsità, della cui erroneità il popolo non deve necessariamente venire a conoscenza. E questo in qualche modo ci ricorda un'arguzia nata negli Stati Uniti dall'epoca dei dibattiti sulla Costituzione, ossia All men are born free and equal. But why tell the people? Quindi tutti gli uomini sono nati liberi e uguali, ma perché dobbiamo dirlo alla gente? In un periodo di 2300 anni, le differenze tra il modo di concepire il mondo dell'élite e delle masse risultano sempre più evidenti. Durante questa epoca il cinismo ha viaggiato per lo più come passeggero dell'esoterica, passeggero cieco dell'esoterica. Nel momento in cui l'esoterica può essere definita una figura della conoscenza, che può essere diffusa a chi non ha esperienza. Sotto il tetto dell'esoterica si sono formati il pessimismo, il black humor, l'antinomismo e il cinismo, e sono cresciuti. E ai fini della sfera esoterica anche la frase di Shakespeare, la maturità è tutto, ripeness is all, ma il cinismo non maturo crea e determina quello che dall'inizio del XIX secolo viene chiamato nichilismo. E cenni a questa tendenza ci fanno capire che il cinismo, inteso come sintomo di un allentamento falso e della perdita di inibizioni morali, non deriva solamente dal fatto di lasciarsi andare della classe politica, ma deriva anche dal comportamento di un clero vuoto e parassita. La frase Mundus volt decipi non viene assegnata casualmente proprio al legato Carafa e successivamente Papa Paolo IV. Il suo pontificato è durato solamente 4 anni, dal 1555 al 1559. Tempo sufficiente per assegnare a questo uomo vecchio, indurito, la fama di rappresentante, seguace della Realpolitik, dell'ortodossia. La sua preoccupazione relativa al mantenimento della facciata cattolica non è emersa solamente nei roghi degli ebrei arbitrari e nella sottomissione rigorosa dei protestanti all'interno sul territorio dello Stato della Chiesa, ma è stata seguita anche dall'istituzione dell'Index Librorum Prohibitorum,
quello strumento di politica delle idee attraverso la non lettura, attraverso quella non lettura dei libri non graditi, doveva diventare un garante dello status quo religioso all'epoca e futuro, in futuro ideologico. L'ascesa di Roma a centro di emissione del cinismo dell'epoca moderna parte dall'epoca dei Borgia, dei papi Borgia, e diventa uno dei fatti meglio provati della più recente storia delle idee. Dopo di loro diventa un gioco di prestigio essere papa senza essere cinico. Gli effetti di Paolo IV e possono essere desunti dal fatto che il nome Paolo per un papa è stato tabuizzato per praticamente 400 anni, e questo in un momento in cui il cattolicesimo era confrontato con la sfida delle missioni mondiali, per le quali nessun nome avrebbe potuto essere più indovinato rispetto a quello del XIII apostolo. Ma solo con Giovanni Battista Montini, dopo la sua elezione, solo lui, dopo la sua elezione nel 1963, venne riutilizzato il nome Paolo. E in questo caso determinante è stato il fatto che lui aveva eliminato questo index ormai controproduttivo. Per la romanizzazione a favore della romanizzazione del cinismo abbiamo un episodio dalla vita del giovane Martin Lutero. Durante il suo viaggio a Roma nell'autunno del 1510, Luther si trovò ad essere in compagnia di prelati equivoci che addirittura si diedero ad una parodia della festa dell'Eucaristia. Durante questa recita delle parole di introduzione sulla trasformazione del pane in corpo di Cristo, sembra abbiano detto: tu sei pane e pane rimarrai. E per si può arrivare e il completamento di questa corruzione clericale arriva nel momento in cui non ci sono più motivi per tenerla nascosta, e considerata la immoralità dissimulata del clero, non è sorprendente se non pochi autori dell'umanismo durante il Rinascimento si rifanno al genere delle satire. Già alla loro epoca non era facile scrivere satire. Sebastian Brandt, Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro sono quelli che hanno, diciamo, fino ad ora composto critiche satiriche. Ad esempio La nave dei folli del 1994, L'elogio della follia 1509 e Il libello dell'isola di Utopia del 1516. Il poeta Pietro Aretino, un leggermente più giovane dei signori che abbiamo appena citato, diede un accento romano al concetto della satira dell'epoca moderna. Nell'epoca del romanticismo e dell'illuminismo questo non doveva perdere attualità. E ancora negli anni 30 del XIX secolo il poeta dialettale romano, cioè Giuseppe Giacchino Belli, morto nel 1863, arricchì questo fondo di satira europea
utilizzando delle espressioni molto dirette, parlando della Roma dell'epoca. Il Papa, lui rinfacciava a Papa Gregorio XVI che il fatto di trattare la città santa come un locale nel quale lui si recava abitualmente. Il fatto che all'epoca fosse normale esprimere le cose era per l'autore faceva parte della natura delle cose. E lui appunto usò questa frase. Scrisse quindi questo sonetto romano. E una variante un po' meno volgare ce la offre l'osservazione fatta da logici, secondo cui gli enunciati, sulla base della propria struttura affermativa, evidenziano in sé una tendenza alla verità. E infine non dobbiamo dimenticare di notare il ruolo svolto dal Marchese de Sade nella modernizzazione del cinismo. Nella sua opera si realizza una sintesi profetica dell'antinomismo, quindi il rifiuto della legalità e il naturalismo. Questo autore, fortemente colpito dagli scandali, per lui la pornografia non significava solamente una manifestazione aggressiva di segreti sessuali. Goethe aveva formulato in modo classico questa regola dicendo: non si può nominare davanti a orecchie pudiche quello che non possono fare a meno di sentire cuori pudici. La svolta verso la pornografia, secondo nel pensiero di De Sade, corrispondeva ad un progetto della sua rivoluzione naturalistica verso la liberazione della natura dalla rete della morale di proibizione. La natura di De Sade interpreta un impulso verso un delitto integrale. E quello che gli ingenui ritengono pornografia è di fatto null'altro che un naturalismo con tendenze predatorie. La sua liberazione mostra per De Sade il senso più profondo della rivoluzione francese e dovrebbe addirittura determinare la direzione di sviluppo dell'epoca postmoralista. Tracce del postmoralismo si trovano anche nella letteratura del XIX secolo, in Balzac, nella figura di Rassignac, Barbery d'Orvilliers, Max Stirner, Baudelaire, Dostoevsky, Maupassant, per citare solamente alcuni autori. Questo poi si rinforza in Nietzsche con i suoi messaggi del sovvertimento di tutti i valori. E questa dottrina ispirò tra gli altri anche il filosofo storico Oswald Spengler. La sua opera, tarda non pubblicata, si gira attorno all'idea, alla riflessione sul perché ogni antropologia deve finire volontariamente per essere innocua, decadente, filistea, se non sfocia in un'apologia del predatore. Spengler sicuramente pensava al fenomeno di Napoleone,
quella creatura ibrida a metà tra un semidio e un predatore, allora del quale si può parlare a livello etico e antropologico ricorrendo alla critica della ragion pura. Come Goethe aveva notato, questi individui passano dalla sfera umana alle forze della natura e come tale precipitano avanti, scorrono come pietre che rotolano. Nella terza parte parlerò delle conseguenze della prima guerra mondiale per lo svolgimento, per l'evoluzione del cinismo. Mi soffermerò su due esempi, nello specifico quello del dadaismo e quello del surrealismo, da una parte, e dall'altro sulla dottrina di Lenin, dello sfruttamento delle guerre tra nazioni a favore della guerra civile. E le grandi manifestazioni del cinismo nel XX secolo sono di natura politica. La teoria di Lenin della guerra civile, la teoria di Lenin della pausa tra due guerre e le spiegazioni date da Lenin sul terrore rosso del 1918. Questi spunti non riesco a svilupparli qui. Se con una frase si parla dobbiamo caratterizzare la situazione del XXI secolo, allora dovremmo dire che l'impostura è diventata lo spirito dell'epoca. L'incapacità di perdere di chi è stato sconfitto tra il 1918 e il 1933 si vede dopo il primo settembre 2001, dopo la crisi bancaria, in molti movimenti politici. In movimenti che legano motivi della sinistra inseriscono all'interno di strutture create dalla destra. Lo stesso si può dire, si può leggere nei fasci di Mussolini e anche nell'alternativa per la Germania di Hitler, ossia il nazionalsocialismo. Per chi ha perso è difficile deporre le armi. Non bisogna farsi confondere dal fatto che un gruppo di sinistra negli anni 70 si è preso un nome quale lotta continua e abbia quindi fatto di questo motivo il proprio nome. Quindi abbiamo la guerra civile russa è la conseguenza in qualche modo della prima guerra mondiale. Il cinismo attuale è legato alle socialdemocrazie. Senza il comunismo alle spalle non diventa plausibile.
poiché le democrazie, le socialdemocrazie sono plausibili solo quando si possono presentare come il male minore. E le parti della popolazione che si sentono lasciate sole dalla promessa di miglioramento delle proprie condizioni di vita, delle democrazie sociali, e qui abbiamo le formulazioni del manifesto comunista classiche, la loro disillusione si trasforma velocemente in una rabbia nei confronti del sistema in quanto tale. E questa espressione fa parte di una lingua del XX secolo, una lingua fortemente, con accenti molto forti. Tuttavia quattro cose sono cambiate. La rivoluzione della comunicazione grazie all'avvento di Internet. Questo ha portato ad una inflazione dei discorsi, del valore della verità. Un post nella rete sembra essere tanto più vero quanto maggiore il numero delle persone che lo ricevono, che lo leggono. Il secondo grande cambiamento riguarda la metamorfosi della guerra, dalla guerra fredda alla difesa dal terrorismo. Il terzo fenomeno è il codice linguistico neomoralista del politicamente corretto. E il quarto cambiamento riguarda la liberazione dei flussi di profughi. Tutti questi sviluppi causano dei mutamenti molto profondi nei rapporti, appunto, tra chi governa e le menzogne. Mentre i nuovi media, i nuovi social media determinano un'inflazione delle menzogne private e le aumentano immensamente la sfera politica, è esposta ad una espansione delle menzogne di Stato. Questa trasformazione si collega al fenomeno del terrorismo, che assume in questo caso un ruolo chiave. Non possiamo spiegare il fenomeno del terrorismo se non parliamo, lo riconosciamo come una lotta tra diversi livelli dell'errore, del falso. È una tecnica di comunicazione con una tendenza fotocratica. Il suo obiettivo è la corruzione della popolazione, diffondendo la paura. E questo lavora utilizzando l'effetto leva della stampa. Un attacco locale, un attentato locale diventa un fatto internazionale, e il terrore apre il tema dell'opinione pubblica multinazionale.
La terza attualizzazione del cinismo deriva da reazioni alla political correctness, che viene chiamata anche populismo. Quello che da alcuni anni viene chiamato populismo non è più una reazione, in un senso quasi fisico del termine, a quello che molti percepiscono come ipersensibilità di minoranze rumorose e ancor più come censura permanente, costante, di una politica della lingua simile all'Inquisizione. Per i clienti del populismo, lo stato attuale e la sua opinione pubblica hanno l'aspetto di un, si vedono quasi come un incontro tra chi guadagna meglio, tra chi ha una miglior formazione e gli efficienti e i sensibili. E chi si sente escluso da questo gruppo non ha bisogno di spiegazioni sul fatto, sul perché non percepisca questo sistema come il proprio. Il populismo è lo stadio attuale del disagio culturale. Rappresenta il disagio sotto forma di contrattacco alla messa in mostra. Rende superfluo l'effetto, questo effetto sul... Non è necessario spiegare come questo si applica al presidente americano. Donald Trump, che possiamo definire un politico intrattenitore, entrerà nella storia della civiltà come esempio di come la mancanza di inibizione davanti ad un pubblico può collegare il cinismo che viene dall'alto con quello che viene dal basso. Lui scatena entusiasmo tra i suoi ammiratori, tra i suoi sostenitori, perché va al di là delle richieste, degli inviti alla civiltà, ci passa sopra come un masso. Non è solamente, non dice solamente delle menzogne, che chiama, lui dice menzogne, ma chiama, dice, afferma come menzogneri le critiche dei suoi oppositori. Dimostra come la menzogna come una inconfutabilità artificiale. Il mago, per così dire, Rasputin, che prima del tracollo del 1917 sembra abbia fatto grande presa sulla famiglia degli zar, sembra abbia detto: la forza è la verità. E politici quali Trump potrebbero aggiungere: la verità è quello che deriva dalle bugie. Le frasi che vengono pronunciate sono come azioni in una borsa delle informazioni con un andamento al rialzo o al ribasso. E con questo arrivo alla conclusione. Sui flussi migratori che ora si accalcano in Europa o nelle zone di relativo benessere della terra, in questi flussi possiamo leggere come l'ideologia occidentale dell'universalismo astratto ora è sotto pressione,
con conseguenze che riguardano l'ecosistema della verità e della menzogna nei territori delle meta di queste grandi migrazioni. La maggior pressione delle migrazioni porta con sé una nuova strutturazione dei settori del diritto d'asilo, del diritto di soggiorno, del diritto dell'ospitalità e dell'immigrazione. Possiamo prevedere una confusione sempre maggiore, crescente, e soprattutto lo slancio universalista del pensiero del diritto d'asilo, anche il nucleo umano della democrazia. Ecco, questo slancio universalista viene fortemente danneggiato nel momento in cui il numero di coloro che vogliono fuggire, che vogliono andarsene, sono in numero superiore alla capacità di accoglienza dei paesi verso i quali sono diretti. Se un sistema politico ammette la finitezza delle proprie capacità nel campo umano, umanistico, allora l'autodementi cinica dell'affermazione del diritto non è poi tanto lontana. Questo effetto non può essere compensato sufficientemente dal riferimento alla frase, al motto ultra posse nemo tenetur, ossia al di là di quello che si può fare nessuno è tenuto a prestare aiuto. I limiti del possibile sono ovviamente fluidi, vengono stabiliti dalla volontà. Il populismo che sta prendendo piede fa appello alla non volontà sotto la scusa del non potere, del non essere in grado di fare. E in questo caso nascono delle disinibizioni che ricordano gli anni peggiori dell'Europa dello secolo scorso. Alcune pietre che rotolano nell'est della Germania hanno espresso quello che hanno in mente, dicendo che quanti tanti più di questi annegano nel Mar Mediterraneo, tanto meglio per noi. E a loro, voci apparentemente critiche della parte invece che si schiera a favore degli aiuti umanitari, che se isole come Lampedusa e altri centri di arrivo possono essere definiti una sorta di Auschwitz sul mare. Queste tendenze che ho descritto non possono essere riassunte sotto concetti più ampi e necessari. Ognuno di questi, a modo proprio, si rifà all'inflazione del principio mundus vult decipi. Alcuni sembrano essere decisi a non lasciarsi più ingannare, o perlomeno non dicono di cercare una menzogna alternativa. Gli altri invece lavorano instancabilmente alla modernizzazione dei sistemi di menzogne incastrati e collegati uno all'altro, e tra di loro in mezzo ci sono gli ultimi amici della verità, evidentemente ormai una minoranza e ancora per poco capaci di nascondere il proprio affanno.
grazie per la vostra grandissima pazienza, quasi non umana.